Con Mister Giorgi, tecnico dell'Fiorentino, una partita che va al di là, diciamo così, dei 90 minuti, perché il Caldarola era appunto qui pieno di entusiasmo, ha dimostrato forse di vincere il campionato, la sua squadra sicuramente meglio nel primo tempo, poi ci sono stati alcuni problemi di difesa. Sì, allora innanzitutto devo fare i complimenti al Caldarola perché mi ha dato giustamente di vincere questo campionato, una squadra veramente forte. Per quanto riguarda la mia squadra, dopo un primo tempo così così nella ripresa volevamo recuperare il risultato, noi ci abbiamo preso un secondo gol su un autogol e ci ha tagliato le gambe, purtroppo dopo caratterialmente i ragazzi hanno risentito del colpo, poi mettiamo l'entusiasmo del Caldarola contro il non entusiasmo nostro, ha fatto la differenza. Però faccio di nuovo i complimenti al Caldarola perché hanno dato giustamente di vincere il campionato. Con il dirigente del Caldarola Biagio Micari, una vittoria molto molto importante per il Caldarola perché significa la vittoria del campionato, ma soprattutto perché avete conquistato questo campionato dimostrando sul campo tutto il vostro valore, vincendo con questo margine ampissimo. Buonasera, sì, hai detto tutto tu. Oggi è stato il coronamento di due anni fantastici e di un campionato meraviglioso della squadra. Primi dall'inizio del campionato, una sola sconfitta. Bellissimo, grande soddisfazione, grande. A chi bisogna dire grazie soprattutto per questa vittoria? Chi lei si sente di dire grazie per questa vittoria? Innanzitutto ai ragazzi, un gruppo fantastico, in due anni nessun problema, unitissimi, poi a tutti i dirigenti, al presidente, fino al custode e a Caldarola tutta. Con Massimo Nervi, uno dei protagonisti di questa stagione, oggi non è sceso in campo ma ha vissuto proprio da bordo campo tutte le emozioni, 5 gol per dimostrare che siete la squadra più forte del girone F. Sì, penso che abbiamo coronato un grosso lavoro partito l'anno scorso, nessuno può dire che non abbiamo dominato questo campionato dall'inizio alla fine, finalmente siamo arrivati e ci godiamo la festa meritatissima. Io ringrazio anche Massimo Nervi, prima di chiudere però abbiamo un altro dei protagonisti del Caldarola, un giocatore che è quasi sempre sceso in campo tranne per un piccolo problema con una squalifica per un paio di giornate, ma con il portiere Foscarelli che oggi ha vissuto da una emozione particolare invece questa partita perché in porta si vede tutto meglio forse, no? Come hai visto i tuoi compagni in campo? Beh, l'ho visti diciamo molto carichi dopo le ultime partite che eravamo un po' calati perché non abbiamo mai mollato e invece oggi c'è stata una dimostrazione di e niente, ma stai zitto, stai coglione, e adesso ora di festeggiare tu che sei uno dei veterani a Caldarola, a chi bisogna dire grazie? Guarda, un grazie va a tutti, alla società, ai dirigenti, a tutti i giocatori, tutti e 20, sia quelli che giocano di più, sia quelli che hanno giocato di meno, ai ragazzi della Juniores. Vorrei fare un saluto speciale a Daniele Sarcucci, il secondo portiere, perché ci ha dato una grossa mano quando io non c'ero, siamo molto contenti in quel modo, quindi un grazie speciale a voi.